però non è un privilegio le più parole della canzone che avete appena ascoltato e poi sono importanti queste parole che ha scritto Bocchilla tantissimi anni fa, aveva 21 anni quando è uscita questa canzone. Buongiorno. Vi chiederete penso perché mai ho scelto questa canzone, perché ho scelto Bob Dylan. Beh, Bob Dylan è un mito della mia generazione e immagino che possa esserlo anche per la vostra. È così? Lo conoscevate, immagino, no? Bene, immaginiamo allora che sia veramente un mito anche per i giovani oggi. In ogni tempo voi sapete che il mito è ciò in cui si rispecchia ogni generazione. Ogni generazione si rispecchia in un mito. E in questo caso, dicevo, ho scelto Bob Dylan. Voi sapete che Bob Dylan ha ricevuto l'anno scorso il premio Nobel per la letteratura. Posso pregare questi tre amici di ascoltare? Grazie. Questo premio è stato molto discusso perché molti si sono chiesti come mai a un cantante, a un cantautore, venisse dato un premio per la letteratura. Bene, al di là di questo, nel suo discorso di ricevimento del premio, anche Bob Dylan ha parlato di mito, ha parlato dell'Odissea addirittura. Quindi noi abbiamo lui come mito, ma lui si è rifatto al mito del passato, che è Omero e che è l'Odissea. L'Odissea che narra il viaggio, lo smarrimento, la ricerca e poi il ritorno a casa. Vedete, il mito perché si mantiene? Perché attraversa i secoli ed interpreta e svela i pensieri e i desideri più segreti. Benissimo, c'era l'interfaccia.